Adesso ho 80 anni. A 12 anni imparai a scrivere calcando con le dita i caratteri di stampa, con le dita senza inchiostro, perché l'inchiostro l'avevo in bocca e tra i capelli. Però quel nero amaro mi fece bene, perché crebbi a labbra strette e a 20 anni comperai una macchina a pedali che chiamai tipografia La Presta. L'avevo amata tanto e l'ebbi. Dopo la chiusura rimanevo ad asciugare le macchie d'olio dense come miele, che scendevano cattive dagli ingranaggi antichi. Il sabato mi piaceva tornare al piccolo giardino tramato d'edera e di capperi dei miei, ma preferivo risparmiare sull'affetto per comprare una macchina migliore. Tra i gruppi fitti di lettere di piombo non mi accorsi che Maria mi amava sotto l'orlo del davanzale di pensione. Il tempo dell'amore non giunse mai per me, finché i denti d'oro del successo non risero lucidi e sicuri e le lampade grasse di rosticceria non si spensero nel viale di offset e rotative del mio nome. Non più La Presta, ma il mio nome, lento e buffo, alla cima degli sforzi. Adesso ho 80 anni, ma mi trattengo dal carezzarli in fronte. La fortuna è acqua da bere e posso raccoglierla a giumella nelle mani, ma non lo faccio, perché ho paura che l'anima mi esca e camminando scalza batta con nocche pesanti alla mia infanzia. Commento. La fede per il lavoro, come qualsiasi altra fede, trae da ciò che si vive il massimo succo evolutivo. La fortuna, come la intende l'uomo, il caso fortuito, non esiste, perché la legge non permette che nessuno gioisca o soffra a caso.